Suono il pianoforte e le tastiere per caso. Nell'adolescenza fui avviato allo studio del pianoforte, ma non fui ritenuto adatto. Poi, 3 anni dopo, mio padre aveva acquistato un pianoforte a coda e vidi questo pianoforte issato in casa mia da 11 operai. Mi innamorai di questo pianoforte e torturai tutto il condominio per almeno un paio di anni. Da solo cercai di ritagliarmi del codice sulla tastiera e poi è successo, insomma. In musica ragionare in termini assoluti non ha molto senso. Ci sono vari capolavori, così come ci sono vari generi. L'artista che mi ha influenzato maggiormente e che comunque sempre nell'adolescenza mi ha ribaltato la vita è stato sicuramente Stevie Wonder, nel periodo comunque in cui c'era un tipo di musica che cambiava di pari passo col film La febbre del sabato sera, ecco, per dare una collocazione temporale. Io sono un orso, sono fatto un po' a modo mio, preferisco restare molto dietro le quinte, pochissima visibilità. Così, forse per educazione sentimentale, i miei feelings li sento dentro e li elaboro dentro di me. Però in realtà dentro rido anch'io, spesso. E quindi sono contento di me stesso. Quindi essere sereni e dire oggi mi sono comportato bene, ho vissuto in armonia con gli altri. Di conseguenza la mattina mi sveglio, mi guardo negli occhi e questo sguardo mi dà fiducia. L'impatto con Luciano non fu molto felice, perché eravamo forse 2 persone molto, molto introverse. E mi ricordo che Luciano, dopo poche prove, mi disse non va bene così, la band non deve venire verso di te, ma deve essere il contrario. Poi ci fu il concerto del Palasport a Reggio Emilia, dopo un anno circa, in cui nello spogliatoio lui mi disse stai facendo un buon lavoro, sono contento di te e questo mi diede molta gratificazione. Luciano è una persona intelligente, profonda, curiosa, piena di interessi. È una persona anche affettuosa, secondo me, a suo modo. Ed è, secondo me, una persona leale. Il pezzo che mi diverte di più suonare è Piccola Stella, per esempio, come Ho messo via, come Salviamoci la pelle. Mi aspetto che sia una festa totale e ci sia divertimento, soprattutto per voi che siete venuti da ogni parte d'Italia, avete fatto un sacco di strada. Siamo prontissimi a darvelo e a gioire con voi. Saluto tutti i fan Liga Channel e sto giro ci divertiamo alla grande.